lavorato in questi ultimi anni e poi perché comunque ho anche persone che mi hanno parlato molto bene. E lo stesso vale per lo staff tecnico, perché avevo dei miei ex compagni da Avellino che mi hanno parlato benissimo del mister e del suo staff, quindi è stata anche un'altra motivazione per la quale io ho accettato di venire a Parma, perché comunque mi hanno parlato bene di tutti quanti e sicuramente è un buon punto di partenza. Visto che si è, questo è per il direttore, grazie, visto che si è parlato di Avellino, c'è un giocatore del Parma che sarebbe nelle mine, diciamo così, dell'Avellino. È una trattativa sbagliata quella che dovrebbe portare Vago a Avellino, oppure no? C'è già qualcosa, non so, se andrà a lunedì, martedì? No, sono due trattative diverse, per cui se fosse stata legata i documenti dovrebbero essere alla pari, no? Sono due trattative nate in momenti diversi, una è suonata, non c'entra nulla. Poi quello che succederà dopo domenica vedremo, però tanto adesso i nomi si sparano da tutte le parti, poi vedremo anche quello che vogliamo fare noi. Sono Giovanni Gazzetta di Parma, volevo chiederle come ha visto Zonas in questi giorni, da collega, non tanto da rivale per il posto da titolare. Ma due giorni è difficile poter valutare insomma le caratteristiche, le qualità del ragazzo, però da quello che dicono, da quello che sento, ne parlano tutti benissimo, quindi un ragazzo giovane che sicuramente avrà un futuro importante davanti a sé. Quindi io, comunque avendo un po' più di esperienza, se potessi dargli qualche consiglio o potessi aiutarlo, sicuramente lo farei volentieri, perché comunque sono così, sono una persona che se può cerca sempre di aiutare il compagno, a prescindere dal ruolo o dalla rivalità, insomma, perché comunque è normale che ognuno di noi voglia giocare e ci sarà una sana competizione, però io penso che prima del calciatore, come diceva il direttore, ci siano altri valori che siano più importanti. Quindi cercherò di comportarmi in maniera perfetta e di non sbagliare atteggiamento. Volevo chiedere invece al direttore se adesso è in stand by fino a lunedì, visto che tutto viene rimandato idealmente a lunedì, anche adesso si usa offline. No, offline è solo dall'una alle 7 della mattina, è offline il telefono, poi dopo grazie a Dio squilla sempre, però no, non siamo in stand by, non siamo in offline, niente, siamo sempre vigili perché le incognite o chi ci vuole fregare sta isolando. Senti, prima hai detto qualcuno crede che il Papa c'era la gallina dell'uovo d'oro, quanto ti metti in difficoltà nel tuo lavoro? Molto, perché non possiamo spendere, la verità è questa, non possiamo andare a comprare altri cartellini o a fare altre situazioni particolari. È normale che prendendo dei giocatori di un certo spessore o che hanno fatto determinate categorie, un po' di soldi, il contratto deve essere adeguato, ma non con cifre. E dobbiamo vedere, lì pure, c'è lui presente, vedo la voglia del calciatore di venire. Perché se io ti offro uno e l'altra squadra ti offre due, o due e due, devi vedere in che squadra vai, se ti paga puntuale, se c'è questa struttura, se c'è questa organizzazione, dipende, perché poi sì, tutti dicono, e io l'ho sempre detto nelle altre esperienze, tutti i mercenari, no, noi lavoriamo, e si cambia, si fa, e quando le cose vanno bene tutti dovremmo stare nello stesso posto, quando le cose vanno male li dobbiamo cacciare e sono mercenari. Se uno se ne va quando le cose vanno bene, è sottile la linea, però il giocatore, quando io gli faccio il contratto, lo peso pure a livello umano, perché non è semplice, soprattutto per gente come Frattani, come gli altri, che hanno fatto altre categorie e scendono di categoria. È logico, qualche incentivo glielo devi dare, se non è io vengo perché ci ganavo, vengo pure per quello, attenzione, non è, però se troviamo il giusto equilibrio,
vedo la voglia che c'è di venire. Però mi mette in difficoltà questa cosa che tutti pensano che possiamo spendere spalle. Faccio un'ultima domanda. Adesso, insieme a Andrea, insieme allo staff tecnico, al di là delle uscite di cui si parla ormai da giorni, in entrata, che non ti chiedo i nomi, ma che figure mancano per completare quella che è la vostra idea di rosa del palco? E stiamo, ci stiamo non pensando, perché, però dipende chi arriva, possiamo fare delle scelte, e chi esce possiamo farne altre. Attenzione, non è. E vi dico che per abitudine, per mal costume, per non lo so che cosa, e negli ultimi due giorni, se non fuori, io volevo dire tre, ma già lo esagerato, nell'ultimo giorno può succedere di tutto, perché siamo abituati così in Italia, negli ultimi minuti, gente che non si sposterebbe mai o che la società non li dà, l'ultimo giorno ha cercato un altro e tutto, però noi abbiamo già delle idee, però dipende dalle pedine che possiamo prendere per strutturare ancora la squadra in una certa maniera. Quanto domande di Profabius, una domanda per Giovedì, ce ne sono Profabius di Panambanzin.it. Prima si è parlato dei rigori parati dei Panini, rigore parato del Vaco. Nelle immagini che si trovano su internet ho visto diverse parate anche su Caraglio, cioè gli attaccanti del Parma te l'hanno giurata già, nel senso che magari anche in allenamento. Ah, vabbè, comunque sono attaccanti di categorie superiori e quindi li ho affrontati parecchio in questi ultimi anni. Calaio mi ha anche segnato su rigore però due anni fa quando stava a Catania, quindi siamo pari. L'anno scorso contro lo Spezia invece all'andata ho fatto due o tre belle parate, quindi siamo pari. No, a parte gli scherzi, sicuramente preferisco averli da compagni che da avversari, perché sono veramente degli ottimi attaccanti, quindi preferisco vederli segnare agli altri portieri che segnare a me. Poi una domanda per il direttore, ora al di là di chi sarà il titolare o chi no, il Parma si ritrova comunque con quattro portieri, perché ci sono anche comunque anche Codice e Fal. C'è la possibilità che uno di questi due che ho menzionato vadano a giocare? Sì, dopo domenica sì, ci dovrebbe essere qualche novità. Sì. Non lo dico per rispetto, no, perché questi due altri ragazzi stanno lavorando sempre, si impegnano, però ci abbiamo già in mente un'idea che stiamo praticando. La scelta in questo caso sarebbe magari di darli in prestito per comunque vedere cosa fa il ragazzo, oppure... Vediamo. Andrea Valletti, Stadio Zardini, una domanda per il direttore. Ha detto prima che pesa prima l'uomo rispetto al calciatore. Questo per non andare a penalizzare la Magma in un gruppo che fino alla sosta stava andando molto bene. Giusto, perché io l'ho detto e lo penso, insomma. Non dobbiamo dimenticarci, l'ho detto l'altro giorno quando abbiamo presentato tutti quanti, perché se stiamo lì, grazie a loro, grazie a un gruppo importante, è normale che un gruppo, non è se c'è la tennis uno contro uno, un gruppo ognuno ha la propria testa, ognuno ragiona, per cui cerchiamo di sbagliare meno, non è semplice, a gennaio non è mai semplice fare il mercato, perché una cosa che la squadra si deve salvare, una cosa che la squadra ambisce a stare nel gruppo di destra. A volte metti le mani e sbagli. Spero che non sia questo il caso. Altre domande? Volevo concludere, si è parlato, tanto non so quanto potrà dirci, però di Donnarumma e Scaglia sono due nomi di cui si parla di più nelle ultime ore, per quello che può rivelare dentro la descrizione. No. Scaglia, vediamo, ci stiamo lavorando, non è semplice. Adesso la società della Dina è cambiata da ieri, c'è un altro direttore, però avevo già intavolato una trattativa con il ragazzo, con il suo agente, però vediamo un attimo, ci stanno parlando, perché sapevo che doveva aspettare fino a ieri, dovevamo, per con chi parlare.